Bentrovati a tutti amici e amiche di Padre Pio TV per questa nuova puntata di Nella Fede della Chiesa. Possiamo anche dire che stiamo iniziando il giro di boa con le puntate conclusive della nostra trasmissione. In questa puntata molto ricca concluderemo la rubrica Uomini Nuovi con il percorso sui comandamenti insieme a Don Giuseppe Comi. Poi avremo un'intervista in esclusiva all'attrice Beatrice Fasi che ci racconterà la sua testimonianza di vita e infine vedete qui che tengo tra le mani delle rose speciali, le rose di Maria. Verranno a trovarci due amiche e ci insegneranno come realizzare con semplicità dei fiori. Si può fare benissimo nelle attività di oratorio, al catechismo, con le mamme e con gli ammalati nelle case di cura, proprio così, per fare delle attività semplici ma che aggregano. E allora partiamo subito con il jingle della rubrica Uomini Nuovi. Don Giuseppe, ben trovato. Ben trovato a te, ben trovati ai nostri cari telespettatori. Oggi concludiamo il percorso sui comandamenti, vedremo insieme il nono e il decimo comandamento e questi due comandamenti iniziano con l'espressione, con il termine non desiderare. Ti chiedo innanzitutto, quando un desiderio non è santo? Partiamo innanzitutto dal specificare che cosa sono i comandamenti. I comandamenti sono come un recinto, al di là del quale c'è il lupo rapace del male che ci divora. Per cui tutto ciò che esce fuori dal desiderio di Dio, ecco, non desiderare, si va incontro a quello che è il desiderio di Satana, il desiderio di male, che ci fagocita, ci ingoia fino a distruggerci. Per cui cosa non dobbiamo desiderare? Ciò che Dio non vuole. Perché Dio non vuole qualcosa? Non perché lui si è alzato un giorno e di capriccio ha voluto dare un comando imperioso ai suoi figli, alla sua creatura, ma perché sa da buon padre che alcune cose possono danneggiare la vita dei loro figli. Per cui non desiderare, che cosa non dobbiamo desiderare? Non dobbiamo desiderare il male, non dobbiamo desiderare tutto ciò che potrebbe nuocere alla salute della nostra anima, non dobbiamo desiderare di non camminare nella via della virtù, ma sempre abbiamo un unico desiderio, che è quello di compierci secondo la volontà di Dio, di compierci secondo i desideri di Cristo, di compierci secondo i comandamenti, perché i comandamenti vissuti sono il pieno compimento della vita dell'uomo. Fuori dalla vita dei comandamenti, fuori da questo desiderio buono e santo, c'è una vita di disfacimento per il cuore dell'uomo. Andiamo per un attimo al Catechismo della Chiesa Cattolica. Il numero 2514 ci ricorda che San Giovanni distingue tre tipi di smodato desiderio o concupiscenza: la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Ci puoi approfondire questi tre tipi di concupiscenza? Allora, concupiscenza della carne. La concupiscenza della carne è il desiderio smodato di vivere secondo i propri istinti sempre, comunque, dovunque, senza assoggettare l'anima, ovvero il corpo, all'anima e allo spirito. È come se noi mettessimo una macchina su una discesa senza il freno a mano e uno sterzo. Quindi una rovina si va a schiantare. Così anche noi, quando la nostra carne, il nostro corpo lo sottraiamo alle leggi dello spirito, diventiamo ingovernabili come un cavallo imbizzarrito in preda di ogni istinto. E poi c'è la concupiscenza degli occhi. La concupiscenza degli occhi invece ci dice che molto spesso siamo preda di tutto ciò che vediamo, cioè tutto ciò che si vede diventa motivo di desiderio smodato. Tu sai bene cosa dice Gesù nel Vangelo, che la lucerna del corpo è l'occhio, tanto chiaro sarà l'occhio, tanto chiaro sarà il corpo. Per cui non tutto ciò che noi vediamo è cosa buona, non tutto ciò che noi vediamo è da desiderare, non tutto ciò che passa attraverso la visione è da accogliere, perché molto spesso, il più delle volte, guarda il principio della pubblicità, ti mette negli occhi il desiderio di quella cosa che potrebbe anche non servirti, però lo mette il desiderio in te.
Così è nella nostra vita, molto spesso ciò che passa attraverso l'immagine, dentro attraverso il nostro occhio, passa al nostro cuore e dal cuore poi all'azione. E che cos'è la superbia della vita? La superbia della vita invece è metterci noi al posto di Dio, sganciarci dalla legge del Signore, diventare noi il Dio di noi stessi, diventare noi modello di ogni cosa che vogliamo fare, desiderare a partire solo ed esclusivamente dal nostro cuore. I comandamenti non sono più quelli di Dio, ma sono noi, siamo noi a noi stessi che diamo le nostre leggi e attraverso queste leggi vivere la nostra vita. Possiamo dire così che si entra in quella che è la superbia del cuore. Perché desiderare la cosa o la roba da altri diventa peccato? Uno dice: vorrei avere la macchina come il mio vicino, vorrei avere la casa confortevole come la mia vicina. Dove si annida il peccato qui? Noi non è che non possiamo desiderare quello che ha l'altro o ciò che l'altro possiede. Non dobbiamo desiderare la roba di quella persona e quindi appropriarcene in modo indebito. Per cui un desiderio buono in sé può essere desiderato. Il problema è quando noi abbiamo deciso di acquisire la roba degli altri in modo illecito, il furto, la rapina, le diverse forme anche di frode di cui abbiamo parlato anche nella scorsa puntata. Ecco, ci sono diversi modi in cui appropriarci delle cose dell'altro. Quando le cose degli altri sono degli altri, è giusto che rimangano tali e noi dobbiamo avere il rispetto sommo dell'altro e chiedere al Signore che ci conceda sempre ciò che è giusto per noi, perché molto spesso noi non sappiamo ciò che è giusto per noi. Allora dovremmo fare sempre questa preghiera: Signore, concedimi ciò che è giusto, perché è probabile che se io desidero qualcosa che non mi deve appartenere può essere anche la mia più grande rovina. Allora dobbiamo essere sempre in quell'umiltà del cuore in cui chiedere al Signore ciò che è giusto, che ce lo manifesti e che ce lo doni secondo le leggi della sua provvidenza. Oggi noi viviamo in una società molto complicata dove tutto è possibile, tutto è lecito: vedere, toccare, gustare, sentire. La parola di Dio ci ricorda: chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Matteo 5,28. Perché? E qual è il risultato di tale libertà? Non so, sicuramente lo ricorderai, adesso lo ricordiamo ai nostri telespettatori. Il re Davide, per un atto di visione, ecco, lui era sul suo balconcino, si sporse e vide dalla sua terrazza questa donna bella che era Bezzabea. Dalla visione nacque lui un desiderio smodato di possederla a tutti i costi, e tu sai bene poi dalla storia di Davide che lui si macchiò di adulterio, si macchiò di omicidio. Ecco, vedi cosa combina il desiderio smodato nel cuore. Ecco che occorre quella che è cosiddetta la custodia dei sensi, perché la custodia è necessaria. Senza custodire ciò che è buono in noi, si entra poi necessariamente nel male. Allora, cosa dobbiamo fare noi? Saperci custodire nel bene, sapere accogliere il bene, evitando il male. Tu pensa oggi, per questi desideri smodati, quante famiglie vengono distrutte da questo vero e proprio cancro che è l'adulterio. Per il desiderio di liberarci anche dalla nostra vita, no? Perché ormai siamo i padroni della nostra vita, quanti suicidi e omicidi si compiono? Pensa un po' all'eutanasia oggi, no? Non si accoglie più la propria condizione e si ha questo desiderio di liberazione che non è buono e si va incontro all'eutanasia. Ancora altro desiderio smodato, l'aborto. Si concepisce la vita, ma poi la si vuole opprimere, distruggere, annientare. Io voglio farla una puntata prima della fine della nostra edizione del programma su inizio e fine vita, anche perché tu insegni morale. Hai parlato anche di eutanasia, no? Nel senso, secondo me oggi è molto abbassato il livello della fede in Gesù, perché pensavo ai martiri, no? I martiri riuscivano a sopportare delle sofferenze anche atroci nel nome della fede, nel nome del Vangelo, nel nome di Gesù. Oggi non si sopporta più niente, quindi è meglio morire.
Guarda Gesù sulla croce. Gesù sulla croce non evita la sofferenza, la vive appieno. E anche quando, è indicativo dirlo, a Gesù gli veniva apposta con una canna l'aceto, no? In quel momento era per stordirli, perché non avvertissero la sofferenza, dice il Vangelo che lui non ne volle provare e specifica per poter vivere appieno la sua sofferenza. Oggi noi stiamo costruendo una società che non ha una fede. Non avendo una fede, l'eutanasia in sé che si vuole proporre, in sé è una bella parola, no? In greco, eutanatos, la dolce, la bella morte. In realtà la morte non può essere bella, ne siamo chiamati a procurarcela. La morte viene quando il Signore ci chiama a sé. Allora siamo chiamati noi a rimettere la fede nel nostro cuore, perché senza una fede forte l'uomo è debole, cade e non ce la fa. Siamo arrivati alla fine, non abbiamo più tempo, avrei voluto farti tante altre domande. In conclusione, in pochissimi secondi, se tu osservi i comandamenti hai la salvezza, se esci dai comandamenti esci anche dalla salvezza. Nella parola del Signore è la vita, fuori dalla parola del Signore si entra in un processo inesorabile di morte. Morte fisica, morte dell'anima, morte dello spirito, morte dello stesso corpo. Grazie Don Giuseppe Comi. Grazie a te. Mi hai detto, adesso che finiamo la rubrica vado in vacanza, assolutamente no, dovrei tornare, ti aspetto. E voi restate in nostra compagnia perché dopo la pausa pubblicitaria ho una bellissima intervista in esclusiva all'attrice Beatrice Fazzi che ci racconta la storia della sua vita, la storia della sua conversione. A tra poco. Beatrice Fazzi, benvenuta. Grazie, grazie mille. Beatrice Fazzi, un'amica, una donna straordinaria che se tu la incontri ne rimani felice e se l'ascolti, se la senti parlare ringrazi Dio per avertela fatta incontrare, per avertela fatta conoscere, perché la sua storia è una storia di fede, un cammino di conversione autentico. Beatrice ha messo per iscritto la sua vita, la sua storia in un libro con questo titolo, Un cuore nuovo, dal male di vivere alla gioia della fede. Allora, diciamocelo subito, ma questo cuore nuovo Gesù te l'ha dato? Ma io ancora lo sto chiedendo, cioè se non altro ho imparato che davvero è quella la radice della felicità, perché noi nasciamo con tante paure e sono le paure che condizionano la nostra vita, cioè tutto è nel nostro cuore. E quando ho iniziato il mio percorso di conversione, io ero spaventatissima da ciò che Dio avrebbe potuto chiedermi, un cambiamento, non ero disposta proprio a cambiare. Ma mi ricordo perfettamente che nella notte di Pasqua ascoltai Ezechiele, una delle letture che vengono proclamate quella notte, nella quale si diceva appunto che Dio dice all'uomo: ti darò un cuore nuovo, metterò dentro di te uno spirito nuovo, io ti farò osservare i miei precetti. Quindi il cammino in realtà tu non ti accorgi neanche di farlo se capisci che il Signore lo fa con te, per te non sei solo, non si tratta di essere più bravi, di essere migliori o di diventare eticamente irreprensibili, si tratta di cercare a tutti i costi di rimanere uniti a Lui, perché Lui ci dona il suo spirito e ci faccia provare sentimenti e emozioni che sono gli stessi che Lui è capace di provare. Cerchiamo di ripercorrere insieme questo titolo, il titolo del tuo libro, Dal male di vivere. Perché Beatrice? Perché nella mia ansia di diventare qualcuno, di essere felice nella ricerca di questa felicità che mi era stata promessa, come viene promessa a tutti quando nasciamo, io ho messo in atto tante strategie che alla fine si sono rivelate fallimentari. Ho cercato di affermarmi nel mondo, ma ho potuto darmi una vita arida, sterile. Ho sperimentato proprio quella inettitudine alla vita, quel male di vivere di cui parla Montale, quel senso di aridità,
di non comprensione, di non accettazione neanche della propria condizione. E siccome sono sempre stata appassionata di letteratura, di arte in generale, di musica, nutrivo questo desiderio, quest'ansia di infinito, questo bisogno di una vita piena, bella, e l'ho cercata tanto nei posti sbagliati, e quindi c'è proprio un percorso, questo male di vivere, questo deserto esistenziale che finalmente lascia spazio a questa pienezza, a questa gioia che è la gioia di chi ha incontrato Dio, come dice il Salmo, gioia piena alla sua presenza, dolcezza senza fine alla sua destra. Vivere alla presenza del Signore ogni giorno della tua vita è il vero segreto della felicità. Io ho letto il tuo libro e conosco la tua storia. Sai cosa mi colpisce più di ogni altra cosa? Il fatto che la tua testimonianza può davvero aiutare tante persone, tanti ragazzi, perché tu sei stata ragazza e ha fatto i suoi fallimenti, ha sperimentato le cadute, e può aiutare tante famiglie che sono in crisi, in difficoltà, perché tu ti sei ritrovata a vivere dei momenti di crisi e di difficoltà, quindi la tua storia così diventa proprio una mano tesa verso queste persone in difficoltà che molte volte non hanno la forza di alzare lo sguardo al cielo. Cosa possiamo dire, Beatrice? Sì, è così, come il Vangelo, le prime volte in cui finalmente ho teso l'orecchio per ascoltarlo, è stato paradigmatico della mia esistenza, perché mi sono riconosciuta fragile come tutte quelle persone che nelle scritture guariscono nell'incontro con il Signore. Così la mia vita non ha nulla di originale in sé, per quanto tutti siamo originali, unici e speciali, ma siamo tutti accomunati da questo dolore che ci portiamo dentro, che è il peccato originale, che è voler possedere le regole della vita, voler gestire i doni che Dio ci ha fatto come se fossero una nostra proprietà. Cambia tutto quando tu percepisci che la vita è un dono, il tuo corpo è un dono, il tuo talento è un dono, le tue amicizie sono un dono, tuo marito è un dono, i tuoi figli sono un dono, che nulla è tuo, e quindi non puoi usare e abusare di te stessa e degli altri a tuo piacimento. Quindi spero che questo arrivi alle persone che incontrano la mia storia e il mio libro. Se il Signore ha avuto pietà di me, se si è chinato e ha ascoltato il mio grido di solitudine, il mio desiderio di vita, così farà con ciascuno di noi, che tutti siamo davanti a Lui figli unici e meritevoli di misericordia. Allora, Beatrice, con questo tuo libro tu stai girando l'Italia, sì. Tantissime parrocchie, tantissime realtà, tantissime copie anche vendute del libro, oltre 10.000 e più forse. Sì, sì, infatti è uscito in questa nuova edizione tascabile con i Pickwick, e di nuovo ecco stanno ristampando perché hanno già finito le prime. Che cos'è che ti rimane più impresso quando tu incontri questa marea di gente che viene alla presentazione del tuo libro? La cosa che mi colpisce è la loro gioia nell'aver incontrato una sorella che veramente dice loro: siete figli amati, perché vengono magari attratti dalla curiosità di Melina, mi conoscono tutti per il mio lavoro artistico come attrice, e non si aspetterebbero mai davvero che io possa parlare con tanta verità di ferite che ho avuto nel mio cuore, che sono le stesse che hanno loro, cioè si riconoscono in quel dolore, perché magari in diverse forme, però le loro vite sono state toccate dalla medesima sofferenza. E quindi quando vedono che ce la possiamo fare, che davvero Dio è buono, Dio è padre, che non si aspetta da noi che paghiamo lo scotto dei nostri peccati, questa cosa ti riempie di gioia, come è stato per me, è come una promessa di felicità che ti viene fatta, e sai che ti puoi aggrappare a questa promessa e voltare pagina, cambiare, lasciando fare a Lui. Vorrei toccare adesso un tema molto delicato. Tu sai che in questi giorni si sta discutendo sul fine vita, no? Sull'interruzione delle cure. In un certo qual senso tu non hai interrotto una vita già nata, tu hai fatto un'esperienza anche tragica, hai interrotto una vita che doveva nascere, avevi 20 anni,
eri una ragazza e ti sei trovata dinanzi a un aborto. Che esperienza è stata questa? È stato devastante, soprattutto, infatti parlo alle donne di una ferita che mi sono autoinferta, pur essendo convinta che fosse la scelta giusta da fare in quel momento, perché io non credevo che la vita iniziasse dal concepimento. Porto appunto la testimonianza di chi ha vissuto sulla propria pelle di aver fatto la scelta sbagliata. Io non condanno le donne che si ritrovano a fare quello che ho fatto io e neanche pretendo che venga abolita la legge 194, cioè io sono consapevole che Dio mi ha lasciato libera di non credere nella sua esistenza per tanti anni e quindi non posso imporre alle altre donne di credere che quello che per me oggi è verità, cioè che la vita inizia dal concepimento, sia anche per loro la verità. Lo so che ci sono tante che pensano che quello sia un grumo di cellule, come so che ci sono tanti che credono che l'eutanasia sia un diritto perché ci sono vite che non sono degne di essere vissute. E solo dopo aver fatto la mia esperienza che ho capito di aver pagato molto cara quella scelta e che era la scelta sbagliata. E ugualmente mi sono interrogata anche per quanto riguarda l'eutanasia di fronte alla vicenda di DJ Fabo. C'è poco da fare, se non hai incontrato l'amore di Dio e quindi non sei veramente libero, ma sei schiavo di ciò che la società pensa, ed è una società in genere che ti impone un efficientismo, appunto devi essere produttivo, se sei deficitario di possibilità, cioè se hai un handicap vieni lasciato indietro, c'è tanta ipocrisia, si parla di non lasciare nessuno indietro, ma di fatto non si ha una cultura della vita. Magari DJ Fabo, se avesse compreso che la sua vita forse non serviva a lui, ma era una vita che poteva generare tanto amore intorno a sé, era una vita che poteva insegnare agli altri ad amare, a prendersi cura di lui, forse non avrebbe scelto. Anche una sofferenza offerta per redenzione, no? Però appunto si arriva ad offrire la propria sofferenza facendo un percorso che è un percorso di santità e noi non possiamo pretenderlo, quindi io mi interrogo sul fatto se sia giusto o non giusto che uno Stato garantisca la libertà agli uomini e forse la mia risposta è che sì, gli uomini devono essere... Cresce la nostra responsabilità di cristiani però, sì, cresce perché e dobbiamo di chiesa, perché dobbiamo formare, aiutare, esatto, sostenere. E nella prevenzione e nel avvicinare i giovani a considerare davvero l'essere umano importante al centro, perché Cristo si è fatto uomo, perché l'uomo sapesse di essere importante, ha patito ciò che abbiamo patito noi per insegnarci che davvero non si muore, siamo nati per non morire mai più e che anche la più devastata dalla sofferenza vita umana è una vita degna di essere vissuta. Però ecco, io non mi sono trovata allettata, immobile, cieca, tetraplegica e quindi forse devo anche rimanere in silenzio di fronte al dolore di un mio fratello. Certo però non lo devo condannare. Assolutamente no, sono d'accordissimo. Facciamo però un salto in avanti. Sì. Ritorniamo al titolo del libro, La gioia della fede. Sì. Ecco, qual è stata la tua gioia più grande in questo cammino di conversione? La gioia più grande è stata scoprire che accanto ad un uomo potevo diventare una carne sola. Potevo essere una sposa fedele nonostante la mia debolezza, potevo contare su qualcuno che mi amasse per sempre con l'aiuto di Dio così come sono. Ho incontrato un uomo che è un padre straordinario, che è un uomo paziente, che io mi commuovo ancora quando parlo di lui, perché sempre più andando avanti nella nostra relazione mi rendo conto di quanto mio marito sia santo. E quanto sia questa la vera vocazione a cui Dio mi aveva chiamata, il matrimonio, che è una cosa grande. E ho rischiato di sciupare anche questo, pensa,
quanto è stato misericordioso Dio con me, perché anche nelle crisi del mio matrimonio si è rivelato e poi ci ha insegnato a rimanere insieme nel suo nome, non in un modo attaccaticcio, facendo risgorgare nuovamente dalla fonte del suo amore un nuovo sentimento di amore l'uno per l'altro. Qualcosa di straordinario, è il vero miracolo della mia vita. Io starei qui a parlare con te all'infinito, no? Tutti possiamo avere un cuore nuovo, sì. Tutti possiamo sperare di avere un cuore nuovo, chiedere un cuore nuovo. In conclusione, Beatrice, cosa ti senti di dire a chi ci sta seguendo da casa? Di lasciarsi amare. Davvero Dio è misericordia, davvero qualunque cosa sia accaduta nella nostra vita, per quanto noi ci sentiamo indegni, sporchi, finiti, basta davvero una confessione fatta sinceramente, perché si inneschi un processo di cambiamento. È quello che ci dice anche Papa Francesco. Non abbiate paura, non dovete diventare migliori o... È un percorso che si fa piano piano. Dio vuole valorizzare ciò che siete veramente. Ha lavorato sul mio ego, traendone beneficio per gli altri, perché alla fine per un'attrice l'argomento preferito è sempre se stessa, no? Eppure lui ha fatto di questo mio difetto clamoroso, questo mio essere al centro dei miei pensieri, della mia vita, l'ha fatto diventare un talento. Attraverso il quale io posso comunicare invece a tutte le persone la sua grande misericordia. Io ringrazio Beatrice Fazzi per essersi aperta a noi, ma soprattutto vi consiglio la lettura di questo suo libro, Un cuore nuovo, dal male di vivere alla gioia della fede. All'interno c'è molto di più, c'è tanto, c'è la sua storia, la sua vita. Vi consiglio davvero di leggerlo. Grazie Beatrice. Grazie Don Francesco, grazie mille. E voi restate con noi. E bentornati in studio, amici carissimi, dopo aver ascoltato questa bellissima intervista dell'amica e attrice Beatrice Fazzi, alla quale mando da qui un abbraccio e un affettuoso saluto. Ve lo accennavo ad inizio puntata, quest'oggi vi insegneremo a realizzare dei fiori, i fiori di Maria, per metterli appunto nell'altarino della Vergine Maria, dei Santi, ma anche come segnaposto nei ricevimenti, in qualche festa. Sono venuti a trovarci qui in studio due amiche, Anna Carmela e Maria, dell'associazione di volontariato Seguimi con il Cuore. Benvenute. Salve, grazie Don Francesco. Allora, questi fiori semplicissimi da realizzare, lo si possono fare anche nelle case di cura insieme agli anziani, nelle attività aggregative, negli oratori. Anna Carmela, innanzitutto cosa serve per realizzare le rose di Maria? Sì, allora, gli occorrenti sono la colla a caldo, forbici, matita, misurino e la stoffa di feltro. Quindi proprio delle cose semplicissime che possiamo avere benissimo a casa. Sì. La stoffa di feltro dove si trova? Si trova nei negozi di bricolage, anche nelle fiorerie. Allora facciamo così, Maria lavora e tu mi aiuti nello spiegare tutti i passaggi. Okay. Allora, quali sono i primissimi passaggi? Allora, il primo passaggio è questo, noi abbiamo già tagliato la stoffa di feltro che deve essere lunga almeno 30 cm. Maria vi fa vedere col misurino la lunghezza della stoffa che deve essere 30 cm. Una volta che abbiamo misurato la stoffa di feltro, ogni 4 cm Maria tratteggia con la matita dei piccoli puntini. Quindi ogni 4 cm si segnano dei puntini. Dei puntini fino alla fine della stoffa. Una volta che abbiamo tratteggiato i puntini, come vedete, si passa alla seconda fase, cioè con la forbice Maria ci fa vedere dei piccoli tagli, vi raccomando, piccolissimi tagli, delle incisioni, dove si è stata tratteggiata la stoffa. Vi raccomando la delicatezza del taglio, non molto grande, fino alla fine della stoffa. Possono farlo anche i bambini questo? Sì, con l'aiuto di un adulto, genitore. Sì. Bene, dopodiché? Dopodiché si passa alla terza fase, cioè una volta che abbiamo tagliato la stoffa di feltro, si passa all'intreccio della stoffa. È molto semplice da intrecciare la stoffa, vedete Maria come lo fa? Allora, questo passaggio facciamolo vedere bene bene, sì, perché forse è quello più delicato. Sì. Quindi
Cosa si fa? Allora, si piega la stoffa di feltro, si infila nel tratteggiamento che abbiamo già fatto, ecco così, si infila. Quindi sempre da capo taglio, si inizia? Sì, da capo fino alla fine della stoffa. È semplicissimo, però dovete essere delicati quando tirate la stoffa di feltro. Sì. Ecco, Maria ci... E lo si fa fino alla fine? Sì, fino alla fine. Una volta che ha intrecciato la stoffa, ecco qua. Ecco. Benissimo, allora, quindi la stoffa, scusami un attimo Anna Carmela, deve venire così, voi la intrecciate tutta, non vi preoccupate che sembra sgualcita, ma l'effetto finale è un altro, vedete quante ne abbiamo qui realizzate di ogni tipo. Allora, qual è il successivo passaggio? L'ultimo passaggio, Maria ci fa vedere, si piega la stoffa di feltro. Allora, vediamo un pochettino, si piega, si gira, un pochettino, allora giro? si arrotola un 2 centimetri, okay. Ecco, si appunta con la colla a caldo, vi raccomando, con la caldo pochissima, si blocca, si gira, di nuovo, sì. Ecco qua, ah, ecco. Si appunta di nuovo con la colla a caldo, si blocca e di nuovo si gira fino. Di nuovo si appunta con la colla a caldo. Quindi, per capire bene, ogni giro si appunta con la colla a caldo, si blocca e di nuovo fino alla fine della stoffa. Ok. Poi naturalmente la colla a caldo se ne può andare via. Sì. Quindi ecco ultimo qua. Puntino. Ecco qua, la nostra rosa è nata. Cioè, ma la nostra rosettina. È proprio velocissimo. Sì, velocissimo. Quindi ci abbiamo messo quanti minuti? 3 minuti, fantastico. E si può fare di ogni colore. Sì, come noi. Poi vediamo qui, avete aggiunto le foglie, sì, avete incollato, avete fatto una rosa vera e propria, sì, quindi... E qui avete fatto dei piccoli centrotavola di ogni tipo, di ogni forma, quindi meraviglioso. Quindi lo possono fare tutti, perché ve lo abbiamo mostrato. Se voi volete rivedere i procedimenti, basta andare sul mio canale YouTube, Don Francesco Cristoforo, e ci sono tutti i passaggi. Ne vogliamo fare un'altra velocissima, così facciamo vedere. Intanto, facciamo vedere l'intreccio. L'intreccio, sì. Ok, allora qua già per questo di tempo abbiamo già tagliato la stoffa. Facciamo vedere come si intreccia. Allora, si piega la stoffa di feltro, si appunta con la colla a Ok, e quindi si intreccia sempre. Si lavora quella prima, sì. E la delicatezza quando si tira, questa è l'attenzione che dovete avere. Bene Maria, l'intreccio abbiamo capito come si fa, noi abbiamo per questioni di tempo già quella intrecciata, con la caldo si arrotola 2 centimetri, si appunta con la colla a caldo, si blocca e si comincia di nuovo ad arrotolare la stoffa di feltro, si appunta di nuovo con la colla a caldo, una punta proprio pochissima colla, si gira, si appunta di nuovo, si blocca, si gira fino alla fine. Ecco così. Si appunta di nuovo, si blocca ed ecco l'altra rosellina. È un'altra rosellina, in un solo minuto è stata fatta. Voglio dire, fantastico. Cioè, si può fare benissimo, si può fare delle attività con i bambini, lo ripeto, anche con gli anziani nelle case di cura, con le mamme nelle attività appunto parrocchiali, ricreative, e si possono creare tante cose, centrotavola, segnaposti, e abbiamo visto che voi lo fate anche come associazione di volontariato, Seguimi con il Cuore, in diversi modi, perché anche fate delle bomboniere di solidarietà, e tutto questo che voi fate vi serve per aiutare delle famiglie più indigenti, più bisognosi, e ogni mese fate fronte con queste piccole cose, attività, poi date a tutti con una libera offerta a più di 80 famiglie povere, e quindi questo è importantissimo. E mettere a disposizione il proprio tempo, ma anche la propria arte. Abbiamo visto, si può imparare tutti facilmente. Adesso, dopo la trasmissione, proverò anche io, non lo faccio in diretta perché sicuramente farò qualche danno, ma dopo la trasmissione lo farò anche io. Io vi ringrazio, Anna Carmela e Maria, per averci insegnato questa bellissima
bellissima arte. Lasciamo un saluto così finale ai nostri telespettatori, cara Anna Carmela. Un saluto a tutti e di pace e serenità a tutti, l'occasione della il mese di maggio della Madonnina, che ci aiuta e ci protegga tutti, il manto amorevole di Maria ci possa proteggere specialmente dove c'è tanta sofferenza e nei bambini orfani e poveri di tutto il mondo. Ed ecco, noi oggi vogliamo offrire questi fiori a Maria, ma che siano però dei fiori spirituali, degli impegni nostri di reale conversione, di cambiamento e di avvicinamento a Gesù, a Maria e al Vangelo. A me non resta che salutarvi, ringraziarvi perché quest'altra puntata volge al termine e darvi appuntamento alla settimana prossima con una nuova puntata di Nella Fede della Chiesa. Un abbraccio affettuoso a tutti, alla prossima settimana.